Gentili radioascoltatori di Science Network, buonasera, benvenuti al nostro notiziario dell'Istria, Istria oggi in studio Massimo Bonella, notiziario che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Saluto in regia centrale a Treviso, Rosario Moreno. Dunque, iniziamo subito con evidenziare la news in primo piano, 50° anniversario Istria Nobilissima, categoria giornalismo, a cura di Lionela Pausin Acquavita, sabato 25 novembre, ore 10, presso la comunità degli italiani Santorio, Santorio di Capodistria. Jesolo, formazione per i giovani dirigenti della comunità nazionale italiana. Prenderà avvio questo fine settimana il progetto Corso di Leadership, progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell'Unione Italiana. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre si svolgerà presso la struttura alberghiera di Regina Domus, in località Cavallino Traporti a Jesolo, provincia di Venezia, il corso di formazione per giovani dirigenti della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia. 15 corsisti, tutti d'età compresa fra i 18 e i 35 anni, segnalati dalle rispettive comunità degli italiani di Slovenia e Croazia, prenderanno parte alla 3 giorni di formazione che fornirà l'opportunità di sviluppare competenze in ambito professionale, relazionale e di gestione e sviluppo delle risorse umane. Sarà inoltre realizzato per ciascun partecipante un programma personalizzato di sviluppo delle competenze utili anche al di fuori della vita professionale. Il progetto è realizzato dall'Unione Italiana grazie ai finanziamenti che lo Stato italiano destina annualmente alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia a valere sui fondi della legge 73/01 e successive modificazioni in attuazione delle convenzioni tra il MAECI e l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste e si attua in collaborazione con la ditta Open Source Management di Bologna, scelta a seguito di una procedura di licitazione pubblica. Umago, la comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago ha festeggiato sabato scorso il 70° anniversario della sua fondazione presso il Teatro Cittadino. Un ricco programma artistico-culturale che ha visto come protagoniste le varie sezioni operanti in seno alla comunità degli italiani ha intrattenuto numerosi spettatori, tra cui il sindaco Vidi Bassanese e altri esponenti della città, il presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del SABOR, onorevole Furio Radin, il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul, la presidente dell'Università Popolare di Trieste Maria Cristina Benussi, la vicepresidente della Regione Istriana Giuseppina Recco e il console generale d'Italia a Fiume Paolo Palminteri. Presenti all'evento anche i rappresentanti della famiglia umaghese di Trieste e di altre istituzioni e comunità degli italiani. Ci spostiamo a Lubiana. Si è svolta lunedì a Lubiana la riunione Consiglio di Programmi CDA della radiotelevisione della Slovenia, in cui è stata discussa la proposta di piano di produzione per il 2018 della radiotelevisione slovena. Maurizio Tremul, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, rappresentante della Comunità Nazionale Italiana Consiglio della RTV di Slovenia, su nomina della Can Costiera di Capodistria, dopo aver confermato il giudizio negativo del Comitato di Programma dei programmi italiani di RTV Capodistria, ha rilevato che il piano per il 2018, pur introducendo alcune novità di equità nella razionalizzazione delle spese e dei costi, si riflette negativamente sui programmi italiani. Nel periodo 2008-2017 il budget della RTV di Slovenia si è ridotto dell'1,26%, quello del centro regionale RTV Capodistria del 2,99%, quello dei programmi italiani di RTV di Capodistria di ben il 12,94%. Nel periodo 2006-2017 i dipendenti e i collaboratori dei programmi italiani della RTV di Capodistria sono diminuiti del 29%.
Con la proposta di piano per l'anno prossimo sono pianificate ulteriori riduzioni, tagli e cancellazione di intere trasmissioni e programmi di successo di produzione propria, sia nei programmi televisivi sia in quelli radiofonici. Tutto ciò a fronte di un consistente finanziamento pubblico dei programmi italiani, sia da parte dello Stato sloveno, sia di quello italiano per il tramite dell'Unione Italiana nell'ambito della collaborazione con l'Università Popolare di Trieste. Il Consiglio di programma, dopo una lunga discussione che ha evidenziato il dissenso della maggioranza dei consiglieri sulla proposta avanzata, non ha pertanto approvato il piano RTV di Slovenia per il 2018 e lo tornerà ad analizzare nella prossima riunione quando la dirigenza della RTV di Slovenia lo riformulerà considerando le osservazioni, le proposte e le integrazioni emerse durante la sessione. Allo stesso modo, anche la parte finanziaria dovrà essere adeguata a finanziare i programmi che saranno proposti. Nel corso della sessione ordinaria della Giunta esecutiva, e cambiamo argomento, dell'Unione Italiana, tenutasi venerdì scorso presso la comunità degli italiani di Abbazia, sono state assegnate le borse di studio a 21 giovani connazionali per la regolare frequenza di università in Italia, Slovenia, Croazia e presso i dipartimenti di italianistica degli Atenei di Pola e Fiume. È stato inoltre bandito nuovamente il concorso per le 11 borse non assegnate. Capodistria. Venerdì scorso si sono svolte a Capodistria le tradizionali gare di lingua italiana. L'iniziativa si realizza in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste e con la rivista Arcobaleno per quanto riguarda la SEI. Il tutto si attua grazie ai fondi che lo Stato italiano destina annualmente alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Presente il Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremor, che dopo il saluto iniziale agli studenti ha ringraziato i genitori, i docenti e le scuole ospitanti, il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria e la sua preside, Luisa Angelina Leisin, e la scuola elementare italiana Pierpaolo Vergeri il Vecchio di Capodistria e il suo preside, Guido, Krizman. Sabato 11 novembre si è tenuto presso la comunità degli italiani di Pola un concerto volto a celebrare il 70° anniversario della SAC Lino Mariani, nata in tale data del 1947 in seno a quella che oggi è la comunità degli italiani di Pola e che ha voluto darsi il nome di un suo concittadino barbaramente ucciso il 3 gennaio 1947 al mulino di Pola. Durante il concerto, come tradizione vuole, la SAC ha ricordato pure il grande maestro che ha lasciato un timbro indelebile sull'operato dei suoi cori, nello Minotti, che per mezzo secolo è stato attivo dirigente musicale della Lino Mariani. La serata celebrativa ha incluso opere dello stesso Minotti, ma anche brani di musica leggera maestosamente eseguiti dall'orchestra mandolinistica e ha trionfato con il lirico chiudendosi con il brindisi dalla Traviata. Un augurio per la Lino Mariani e il numerosissimo pubblico in sala. Il concerto dell'11 novembre ha voluto essere un'anticipazione del programma in scusate, il concerto dell'11 novembre ha voluto essere un'anticipazione del programma di un concerto ancora più solenne e festoso in cartellone a gennaio presso il Teatro Popolare Istriano di Pola. Lunedì ha avuto inizio il progetto di servizio civile nazionale all'estero dal titolo Culture di confine per 4 giovani volontari provenienti dall'Italia presso gli uffici dell'Unione Italiana. Gioia Pinter e Fabio Fortunato hanno preso servizio nella sede di Fiume, mentre Giacomo De Bortoli e Diego Benedetto presso la sede dell'Unione Italiana di Capodistria. Durante i prossimi 9 mesi i ragazzi saranno coinvolti in attività di progettazione europea e in varie altre attività dell'Unione Italiana, collaborando con il personale dell'istituzione.
Abbiamo il tempo ancora per una notizia, una o due notizie flash. Martedì 28 novembre alle ore 17:30 presso la Casa di Cultura Zora si terrà la presentazione del libro di Loris Dilena, Il frutto riscoperto, antiche coltivazioni da frutto, vite ed olivo della Venezia Giulia e Zara, organizzata dalla comunità degli italiani di Abbazia. Ancora un minuto, vediamo se riusciamo a darvi anche questa notizia. Dunque, Capodistria, fino a lunedì 27 novembre sarà possibile visitare a Palazzo Gravisi la mostra fotografica collettiva Barcolana nel tempo 1969-2016, organizzata dall'Università Popolare di Trieste e la Società Bellica di Barcola e Grignano in collaborazione con la comunità degli italiani Sant'Orio Sant'Orio. Dunque, alle 19:57 è tutto per quanto riguarda il notiziario dell'Istria, il notiziario Istria Oggi, trasmesso qui da RST Radio Science TV di Treviso, in studio Massimo Bonella, alla regia centrale a Treviso Rosario Moreno, trasmissione informativa andata in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Noi ci sentiamo nelle repliche e naturalmente la nuova edizione tra una settimana, sempre agli stessi orari. Vi ricordo, Radio Science è linea diretta con informazione.